ripeto, io sono convinto che bisogna assolutamente fare una riflessione sulla necessità che abbiamo urgente di una riforma del diritto di famiglia, perché comunque se non mettiamo mano al diritto di famiglia in Italia, qualsiasi, questo l'ho detto, io ne prendo spunto, qualsiasi altra soluzione rischia di essere un palliativo, perché comunque i problemi che poi il singolo cittadino subisce sulla propria pelle vengono da lontano, vengono da 40 anni di totale inerzia del nostro legislatore rispetto a un argomento spinoso che non si è mai voluto affrontare, perché ogni volta che si affrontava si rischiava o di avere una spaccatura interna ai partiti, perché evidentemente sono soluzioni trasversali rispetto non solo agli schieramenti politici ma anche all'interno di un partito, ma anche a spaccatura, lo sappiamo tutti, insomma, non prevede. Il Vaticano è stata per questi decenni l'ostacolo di una riforma del diritto di famiglia in Italia. Se tutto rimane così com'è oggi, da 40 anni, oltre 40 anni, grande responsabilità ce l'ha la politica, che si è prostrata a certe dita che venivano per rimanere, però. Ed ecco, questo è un invito che faccio a tutti coloro che stanno facendo una campagna elettorale per le regionali, quindi per ritornare al tema centrale, che è ciò che può fare l'ente locale, poi in realtà, che è il cittadino del Lazio, è ricordare la nostra esperienza di radicare all'interno dell'istituzione della regione Lazio, e che qualsiasi proposta, anche la più buona, la migliore, la più fattibile, perché poi non è detto che le sparate da Berlusconi e poi siano realizzabili, qualcosa di effettivamente e concretamente realizzabile in poco tempo, si scontrano con l'incapacità della macchina regionale non solo di indirizzare i fondi, ma di creare effettivamente qualcosa di buono dopo l'approvazione di qualsiasi provvedimento, che sia una norma, che sia un emendamento. Quindi quello è l'ostacolo maggiore. E chi verrà eletto, coloro che verranno eletti, capiranno che di fronte all'immobilismo della macchina amministrativa, della burocrazia e delle burocrazie politiche di questo paese, della regione Lazio, dei partiti che hanno governato almeno fino ad oggi la regione Lazio, sono, noi ci possiamo aspettare qualsiasi testo normativo, anche migliore, ripeto, se non cambiano le regole che governano la regione Lazio e gli enti locali in generale, tutto questo è vanificato. Quindi è chiaro che per far passare qualsiasi provvedimento che aiuti veramente il cittadino, bisogna mettere mano alle regole che governano la possibilità di legiferare la regione Lazio, la possibilità di attuare. Spesso viene a mancare per esempio regolamenti di attuazione rispetto alle norme che vengono approvate, e quello è il gap definitivo, perché tu puoi approvare una norma, ma se poi non c'è un regolamento d'attuazione, che, o comunque quel famoso tavolo tecnico, ci sono tavoli tecnici che sono durati un decennio, non sono durati a nulla, rischiano di diventare una perdita di tempo utilizzati solo un po' per imbrogliare anche l'associazione il cittadino, facendo di credere che sta facendo qualcosa, per andargine intorno. Esatto. Faccio solo un esempio, un inciso. Il mutuo sociale, che è una proposta che poi spiegherò in chiusura dell'argomentazione, è inserito da Storace nel piano casa, perché nel piano casa ultimo della giunta Polverini, perché ovviamente noi abbiamo questa proposta, che dopo vi illustrerò, che è formidabile e che viene usata da tutti i partiti e movimenti esclusivamente perché hanno finito gli argomenti e devono prendere le proposte di Casa Popolare Italia per fare politica. Nel caso specifico fu inserita nel piano casa la proposta del mutuo sociale, non fu mai fornita di strumenti attuativi, e presto detto perché quando ci chiamarono al tavolo dell'emergenza abitativa in qualità di associazione di occupanti insieme alla sinistra e insieme anche alle grandi enti, insomma eravamo in tanti a quel tavolo dalla parte della regione,
oltre Buonasorte, che è un braccio destro o sinistro di Storace, a fianco c'aveva Roberto Carlino, che per i sogni non so di realtà, con la dedica alla Commissione Ambiente, ovvero era lui che doveva decidere dove andranno costruite queste case popolari, no? Quindi immaginate qual è l'interesse di Roberto Carlino sul decidere se si possono o meno costruire le case popolari. Questo è un dato di fatto. Tu hai visto questa esperienza e su tutto, su ogni cosa è passata la Regione Lazio, si è ripetuto lo stesso schema. Se non si affronta quello scoglio, noi possiamo poi raccontarci le cose più belle, ma non arriviamo a un risultato. Grazie. Io sono brevissimo. Innanzitutto sottoscrivo dalla A alla Z c'è tutto l'intervento di Fabio Nestro, perché ci tengo a dirlo anche se sono durato radicale, ha fatto un intervento che mi è piaciuto moltissimo anche per l'impostazione che ha dato al problema. Per quanto riguarda il problema della casa, io confesso che non è un tema che mi entusiasma, questo della casa, i parchi separati, una sorta di orticaria di diffidenza verso tutto ciò che è pubblico, il mutuo sociale, sono tutte cose per carità che magari però non mi entusiasmano, non mi appassionano, e io penso che dove c'è l'intervento del pubblico, dell'amministrazione pubblica eccetera, c'è sempre sempre il peggio, non ha mai funzionato nulla da quel punto di vista. Quindi anche l'assistenza ai padri separati in difficoltà economiche, adesso risolvere il problema abitativo, per carità, va benissimo, però è soltanto un aspetto dal mio punto di vista marginale del problema. Se si continua a parlare di queste cose, cioè dal punto di vista dell'assistenza economica, dal punto di vista a me sembra un po' quasi di rivendicare un po' il principio del padre separato che sta lì che rivendica un'abitazione, può essere l'abitazione, che può essere un sostegno economico o qualsiasi cosa. Per carità, ripeto, nei casi veramente di necessità va anche bene, però si tratta secondo me di problemi che, se affrontati in quest'ottica, insomma, lasciano un po' il tempo che trovano e lasciano soprattutto il problema principale in molte più risolto, che è quello della cattiva amministrazione della giustizia, che è quello poi della riforma legislativa e a cascata tutto quello che gli viene. Però chiudo dicendo che per quanto riguarda la casa coniugale, l'assegnazione della casa coniugale non si hanno all'anno zero, nel senso che negli ultimi anni sono stati fatti dei cambiamenti normativi anche da questo punto di vista, mentre prima, questo era veramente assurdo, dopo la separazione o con il divorzio, anche se la donna non aveva figli, però era disoccupata, quindi il coniuge economicamente più debole, veniva assegnata la casa coniugale alla donna anche per tantissimi anni, fino a quando questa non fosse diventata economicamente autosufficiente, o anche nel caso di assenza di figli, addirittura erano casi assurdi per cui la donna veniva assegnata al coniuge più debole la casa coniugale. Questa donna poi andava a vivere in quella casa, portava in quella casa anche il nuovo compagno, e quella casa, anche se fosse stata di proprietà dell'ex marito, continuava a rimanere appunto nel godimento della moglie e del nuovo compagno. Ecco, tutto questo è una situazione veramente al limite del tollerabile, tanto è vero che il legislatore intervenuto ha stabilito che la casa coniugale deve essere assegnata alla donna soltanto. Però non si fa più, questo che stavi dicendo. Che sono intervenute poi la Corte Costituzionale, sì, che ci ha sabotato. Appunto, per quanto riguarda il compagno, dici il convivente? Esatto. No, sul convivente, guarda, io ci sono, ci sono anche moltissime sentenze dove in caso di assegnazione della casa coniugale, se il convivente fuori usorio, si chiede la revisione dell'assegnazione che è stata concessa. Sì, tutto quello che uno c'ha addirittura c'è un tizio che c'ha addirittura installato l'ufficio della casa della cameretta del bambino, mi pare sia la 9995 del 2008 della Cassazione, ha detto il bambino non si è lamentato, quindi va bene. Quindi c'è stato un revisionismo e un recupero della tradizione attraverso l'intervento della Corte Costituzionale. Però la normativa mi pare chiara sul punto, dice che in caso di convivenza alla legge adesso vale Cassazione. No, mi scappa da sorridere, perché allora il genitore collocatario e il mantenimento diretto, la legge parla chiaro, ma aspetti un pezzo. Sì,
è un problema del comunale, ovviamente è un problema serio, però nelle case comunale, per quanto riguarda l'assegnazione, la legge dice chiaramente che in caso di convivenza corruttorio, tanto è vero che molti nella separazione lo scrivono chiaramente, se poi si raggiunge un accordo su quello e nel frattempo la donna va a vivere con un'altra persona in una casa comunale, questo tranquillamente rivista quell'assegnazione. Comunque, ripeto, rispetto a 5, 10 o 15 anni fa, su questo problema dell'assegnazione della casa comunale sono stati fatti dei passi in avanti, quindi ripeto, non siamo veramente all'anno zero come poteva essere 20 anni fa. Detto questo, poi il problema per quanto riguarda, lo ricordava anche Diego, in Regione Lazio abbiamo fatto come radicali da questo punto di vista qualcosa, il sostegno ai coniugi separati anche per quanto riguarda abitativo, o sostegno anche oltre che abitativo, anche per quanto riguarda legale, psicologico, e poi è stata una legge che sì, è stata approvata, ma e quindi la pratica attuazione è rimasta pressoché esistente, quindi siamo sempre poi il discorso principale. Le leggi si fanno, sono dei manifesti, poi la pratica attuazione se ne dimentica completamente la loro approvazione. Per dire che ovviamente quando parlo di calo tecnico, di un calo tecnico della proposta di Casa Paoli che faceva e non di portare un calo tecnico alla Regione Lazio, quello non serve assolutamente a niente. Poi se la politica non è capace di attuare le stesse leggi che fa, è un problema si può poi anche nostro a livello generale più allargato, perché non c'è più partecipazione, perché non c'è più movimento di piazza. Scusate, l'affitto condiviso come sarà approvato in Parlamento? Mica perché si svegliano un bel giorno i parlamentari e fanno la legge dell'affitto condiviso. Ci sono stati migliaia e migliaia di pari separati che da anni in piazza hanno fatto tanto di quel casino che alla fine ci hanno fatto una legge. Certo, non come la volevamo noi, ma comunque si è fatta. Tornando al discorso della casa che vi parla, allora quando uno vive il dramma di essere buttato fuori da casa e oggi è diventato una regione del dramma, nel senso devono fare qualche cosa, non posso aspettare che io ammonti sopra il problema e come dire io non posso più sperare perché io mi auguro che la guerra non si faccia più, però nel frattempo le guerre si fanno, la gente continua a morire, ci sono incendi pressanti, io qualche cosa devo fare. Quindi io posso condividere in maniera astratta, ma il dramma che vivono io, gli associati e quelli che si nota la situazione dei genitori serati è quello di dire oh io sono in mezzo alla strada, non so che fa, non so dove andare a dormire, non posso più lavorare, non so dove andarmi a lavare, non so più dove portare il figlio. Quindi come esistono i contributi per la casa per chi non riesce a pagare l'affitto, come esistono altri tipi di assistenza, in situazioni di emergenza temporanea facciamo qualche cosa per questi genitori che vengono buttati fuori da casa. Ecco, questo è quello che io come associazione mi sento di dire in un contesto di proposta di Casa Paoli. Grazie. Grazie. Il fatto appunto che esista un'emergenza, poi alla fine è quello il problema fondamentale. Prima si diceva che forse lo Stato non si dovrebbe occupare di tutto quanto. In effetti se ci fossero le case disponibili, cosa che serve oggi, c'è una grandissima fame di case, anche se ce ne stanno a migliaia vuote, costruite dai soliti nodi, da quello che cito sempre, prima o poi mi farà un po' di cemento se continuo a nominarlo in televisione, nel direttore Roberto Carlino, se non ci fossero i soliti nodi che costruiscono questi palazzi intorno a Roma, fanno queste palazzine, dove ogni appartamento costa immediatamente appena finito 350-400 mila euro e nessuno compra, che nessuno più ha la possibilità di andare in banca a bussare per avere il mutuo, costruiscono queste palazzine di appartamenti vuoti, poi loro vanno in banca con queste palazzine e con queste palazzine si fanno finanziare la costruzione di nuove palazzine che rimangono inesorabilmente vuote. Se ci fosse a monte, a nostro avviso, un sistema agile, flessibile, per accedere immediatamente a una casa, anche tante questioni proprio legate appunto ai litigi sulle separazioni finirebbero. Spesso poi volentieri fanno anche delle battaglie per rimanere nel possesso della casa, appunto, quando invece se ci fosse un mercato molto più agile, soprattutto con una disponibilità di casa, con il conto dello Stato, sia nella costruzione proprio vera e propria della casa, ma anche nella possibilità di calmierare il mercato o far incontrare la domanda e l'offerta. Noi abbiamo due proposte in tal senso che illustro immediatamente. Il mutuo sociale, che appunto quella proposta di legge che sfrace dove insieme piano casa e tutto va bene, lasciamo perdere, il mutuo sociale prevede che la regione direttamente individui i terreni pubblici e costruisca nuovi quartieri, appunto quartieri di nuove concezioni, magari studiati appositamente per risolvere alcuni problemi. Noi abbiamo in mente, ovviamente, quando parliamo di quartieri nuovi, il nostro modello è la Carpatella, non perché io ci sia nato e cresciuto, ma perché a nostro avviso è il miglior quartiere popolare di Roma, perché offre
una struttura socio-abitativa che è incredibile ed è fantastica, dove i bambini hanno veramente la possibilità di sviluppare, di crescere in una natura, è veramente qualcosa di molto bello da visitare. Quel modello abitativo noi lo possiamo riproporre con due nuovi quartieri, soprattutto su Roma, che servono, e questi quartieri che la Regione costruisce direttamente e a prezzo di costo vengono vendute queste case alle famiglie non proprietarie, ovvero la Regione costruisce direttamente, ovviamente costruendo direttamente su terreni pubblici queste nuove case, le case costeranno poco, non di 350.000 euro, ma il prezzo di costo di una casa di 100 metri quadri è addirittura di sotto dei 100.000 euro, il prezzo di costo nudo. Noi possiamo interrompere il rapporto soprattutto fra cittadino e banca andando a vendere direttamente come ente regionale queste case a chi non è proprietario, con una rata che appunto noi chiamiamo il mutuo sociale, che non supera mai un quinto delle entrate familiari. Quindi in buona sostanza consentire con un quinto delle entrate familiari di diventare proprietari di casa nell'arco di 10-12 anni. Ovviamente di fronte a proposte del genere ciò che dicono tutti quanti è che non si può fare. Dove sono le risorse? Dove sono le risorse? Al di là dei 700.000 euro che Fiorito si gioca dei videopoker, anzi no, che 1.400.000 che Maruccio, che Fiorito ha mangiato ostriche e champagne, 700.000 euro dei videopoker di Maruccio, per esempio Biagio ha illustrato pure, non andiamo a prendere i soldi parlamentari, ma al di là di questo lo Stato, se vuole, queste politiche le può fare, serve soltanto la volontà, lo Stato ha tutti i mezzi. Anche se oggi non siamo più proprietari della nostra moneta, noi la possiamo stampare perché purtroppo abbiamo anche ceduto questa di sovranità, quindi lo Stato non è in grado di affrontare simili spese, noi possiamo impegnare per esempio tutto lo sterminato patrimonio immobiliare della Regione Lazio, che nessuno conosce, che è nascosto, che sta chiuso in un file dentro un cassetto di chissà quale politico, ci fanno dei giochi incredibili. I residenza 3.000 euro al mese? I residence, il Comune di Roma per l'emergenza abitativa affitta dei residence in cui ogni appartamento di questo residence viene pagato da noi, dal Comune di Roma, 3.000 euro al mese, e scopri che questi residence sono di proprietà dominante di chi? Ma non lo voglio definire, non c'è solo lui, c'è pure Cattagirone, insomma c'è Fulcini, ce ne sono tanti di costruttori, però ecco sostanzialmente quelli che sono poi anche la causa dell'emergenza abitativa, cioè quelli che drogano il mercato, che fanno sì che le case costino così tanto, quando la gente poi alla fine questa casa la perde, loro ci guadagnano pure perché il Comune di Roma li affitta. Insomma, con la volontà si può fare qualsiasi cosa. È ovvio che noi non ci siamo mai scontrati con quella che è l'amministrazione pubblica, immagino che sia una sorta di inferno in terra per quanto riguarda una burocrazia asfissiante, magari studiata proprio per far sì che le cose non cambino mai. Ma questo movimento nasce quando il portone da cui siete passati qua sotto è stato scardinato, si è commesso un reato, si è forzato un cancello su cui era scritto vietato. Con lo stesso spirito noi ci approcciamo alla politica oggi. Se noi avremo, così come spero e così come sento, consigliere regionale nella prossima legislatura, si approccerà alla politica esattamente con lo stesso spirito di scardinare completamente, e lo faremo insieme a tutte le persone, con la volontà, a tutti gli altri consiglieri che troveremo insieme a noi su quel percorso, fossero i radicali, fossero quelli del 5 Stelle, però io non voglio nominare, però con chi ha voglia veramente di cambiare il sistema noi possiamo affrontare questo percorso, e noi siamo convinti che la volontà, soprattutto dell'ente pubblico, può essere decisiva nel cambiare radicalmente le cose. Quindi forse sì, lo Stato magari non deve essere ultra presente, però ripeto, se noi forniamo un mercato dinamico della casa, forniamo gli strumenti, probabilmente andiamo anche a interrompere quegli spirali di conflitto. Io sono anch'io d'accordo sul fatto che vada rivisto il diritto di famiglia, sul fatto che in qualche maniera non possono passare 5 anni per ottenere il divorzio, deve essere qualcosa di più breve. Dall'altra parte sono però assolutamente convinto che dobbiamo fornire in qualche maniera una massima pace sociale, anche se non mi piace questo termine, per far sì che tutto quanto sia una vera scelta libera, perché spesso oggi anche molte separazioni sono date dal fatto che le famiglie vivono una profondissima crisi economica. È ovvio che la separazione, quando arriva il momento in cui le persone non si amano più e sono convinte che non vogliono più stare insieme, è una cosa sacrosanta, però dobbiamo anche a monte fornire gli strumenti a queste famiglie per
vivere in maniera regolare, facendo sì che questa separazione sia una scelta vera, dettata esclusivamente dalla fine del sentimento, piuttosto che invece dal essersi ritrovati a tirarsi i piatti in testa perché non si può più vivere, perché bisogna fare dei sacrifici enormi. Quindi se noi diamo a monte questa pace sociale, possiamo anche, a mio avviso, rivedere quello che è il diritto di famiglia. Però è ovvio che, a nostro avviso, tutto quanto deve essere inserito in un contesto di, appunto, pace sociale, di Stato che interviene, che armonizza le questioni, che non educa, cioè non che non educa, scusi, che non fa la paternale, perché prima è stato citato anche lo Stato padre. È ovvio che per noi, per la nostra impostazione, lo Stato è una figura essenziale che analizza i problemi, ma in qualche maniera vuole anche indirizzare uno sviluppo armonico e giusto della società. Però i paternalismi, effettivamente, no, quanto è stato detto, io lo riscontro, a mio avviso, tutte le leggi che fanno sì che il divorzio sia una cosa infinita da cui non esci più, sono fatte proprio per evitare che si arrivi a questo. Quindi se ci hanno dato una legge, se ci siamo dati una legge come popolo per il divorzio, è ovvio che bisogna anche far sì che questo divorzio poi sia effettivo, perché altrimenti non ci si arriva più. Però ripeto, in tutto questo che stavamo è sempre l'approccio di voler dare la massima, in qualche maniera, pace sociale, per lasciare proprio la libertà di scelta, che sia una libertà vera e non condizionata da fattori economici, perché se noi riusciamo a eliminare i fattori economici abbiamo anche una vera libertà, mentre oggi la libertà è determinata e condizionata da una crisi paurosa che noi però possiamo risolvere con la volontà, con i progetti, con le idee, ma anche e soprattutto col dialogo, cosa che abbiamo dimostrato questa sera, che col dialogo, con la voglia di cambiare insieme, anche da vedute politiche estremamente diverse, possiamo appoggiare i progetti uno dell'altro per cambiare il futuro. Grazie.